inizia la conferenza stampa di presentazione del mister, parlano Angelo Maiolo, il mister Bonazzoli e il direttore sportivo Facchiolo. Vai. Buongiorno. Allora, buongiorno a tutti, grazie per essere. Buongiorno. Prima di tutto, Fiorenzo, dite la testata, visto che il mister è nuovo. Sono qui per il quotidiano La Provincia e il Corriere della Sera. Allora, prima delle chiacchiere da calcio, mi sembra doveroso, visto che alcune notizie, vedremo se fondate o meno, si rincorrono, chiedere al direttore generale Maiolo, che oltretutto è un operatore sanitario navigato, come sono le condizioni del patron Paolo Leonardo Di Nuno? Come sta? Allora, dire bene, dire una bugia, e non è così. Allora, stanotte ha avuto dei vari problemi, ha avuto un po' di liquido in un polmone, è stato risolto in terapia intensiva e quindi questo diciamo che è una buona cosa. Ha avuto stamattina un problema al cuore, voi sapete che lui ha un pacemaker, quindi dopo quell'intervento di cui io ho assistito di persona, che è stato un intervento abbastanza complicato, ha avuto stamattina qualche problema di del suo pacemaker, del suo cuore, chiamatelo come volete. Quindi lui adesso è ricoverato in cardiologia. Direi condizione stabile, se posso dirlo in termine medico. Ovviamente era pronto ad andare a casa venerdì, ma poi sopraggiunto questa roba, a me mi ha chiamato stanotte. Ovviamente mi sono interessato a tutta la situazione, quindi direi stabile. Se si pensa che abbia un pericolo di vita, dico di no, assolutamente, però è chiaro che lui dovrà stare, per quanto mi riguarda, almeno 5-6 giorni a correre in ospedale e fare dei controlli che ovviamente in ospedale si possono fare, a casa ci sono delle grosse problematiche. Direi che riusciamo, secondo me, a farlo arrivare a casa, ecco in parole proprio. Però bisogna che stia lì ancora almeno 5-6 giorni e quindi sotto controllo. Ecco, quindi lui comunque partecipa, è cosciente, tranquillo? Sì, cioè, no, sai, no, sai beh, è chiaro, ma voi dovete sapere che quando si pratica un intervento del genere un attimino si può anche perdere, però diciamo che lui è cosciente, cioè io vado, ci parlo, ogni tanto si perde, però è nella natura delle cose, no? Uno che ha subito un'anestesia del genere ci può stare che un attimino, però direi cosciente, insomma, se questo che è. Perfetto. E niente, visto che Fiorenzo mi ha chiesto questo, che mi sembra, ti ringrazio a nome del nome del presidente, della famiglia Di Nuno, perché è stata una bella domanda, Fiorenzo, perché fino adesso nessuno mi ha mai detto o me l'ha chiesto, questo era un po' un attimino, però ti dico grazie per quello che tu mi hai chiesto. Niente, passiamo al mister, che mi pare anche giusto. Allora, mister Bonazzoli, la famiglia Di Nuno, io e il direttore sportivo l'abbiamo cercato, lui ci ha dato la sua disponibilità, siamo, devo dire, contenti del suo arrivo. E a noi ha dato dell'impressione molto molto positiva. Ovviamente poi abbiamo mister Magrati, che lo perdo sempre, sparito, non so dove è, ah, ecco, che sarà il suo collaboratore, ma io credo che poi alla fine collaboreranno tutti e due insieme, perché Andrea noi lo conosciamo benissimo, sappiamo che si adatta a tutto. Mister Bonazzoli ha accennato alla squadra l'altro ieri due o tre cose che mi sono non piaciuti, ma proprio mi ha impressionato, cioè ha detto due o tre cose, ve le dico subito così poi parlerà il mister, dove la squadra ha detto che è venuto qua intanto non montandosi la testa, e pensate che questo è importantissimo, anche sapendo che arriva in una Serie B, e questo l'ha detto ai giocatori, e vi posso dire che è stata un'impressione bellissima, a me mi ha colpito, poi gli altri non lo so. Ha detto un'altra frase che io devo dire l'ho ammirato, ma io l'ho detto, quando ha detto che lui non viene qua per la gloria, ma viene e pensa al campo. Cioè lui è un uomo di campo, sapete benissimo la sua storia, non che la racconto io, un grande giocatore, centravanti, ma lui è venuto qua per lavorare, e vi posso garantire che queste sono frasi che, per quanto mi riguarda, a noi tutti, diretto sportivo, la famiglia Di Nuno, ci hanno lasciato, devo dire, un bel dolce in bocca, perché
un mister che arriva in Serie B e dice tre cose concise, io dico che secondo me può fare non bene, benissimo. Poi è chiaro che sapete che il campo dai verdetti e questo è tutto. Se volete parlare con il mister, ben volentieri. Sì, il mister trova una squadra in una situazione di classifica difficile per ora, le KTM la diventa di e trova una squadra appunto che ha fatto un punto in queste prime sei partite, che però ne ha tre da recuperare. Insomma, qual è la sfida e quali sono le potenzialità che ha visto in questo Lecco e come lavorerà d'ora in poi per mettere più punti in cascina? Buonasera innanzitutto, come ho detto ieri ragazzi, il lavoro, non sono frasi fatte, il lavoro che si fa sul campo poi te lo riporti la domenica, meglio lavori durante la settimana e più risultati la domenica. Ieri ho conosciuto lo staff, Andrea, Francesco, Riccardo, gli altri componenti, ho conosciuto i ragazzi, piano piano, bisogna essere velocemente bravi a conoscerli, caratteristiche, perché comunque la partita di Pisa, di Ascoli scusate, è vicina. Stiamo preparando insieme allo staff questa partita, è importantissima, bisogna cercare di fare punti, muovere la classifica. Da quello che mi hanno detto i ragazzi, hanno alzato l'asticella questa settimana, sta lavorando benissimo. Sono qua ecco, per portare tutta la mia esperienza, magari qualcuno dirà esperienza di allenatore, non tanta, tanta da giocatore, la metto insieme tutte e due e sono qua perché voglio far bene, voglio aiutare la squadra, voglio aiutare la società per uscire da questa zona bassa. Come ho detto prima, bisogna iniziare a far punti dalla prossima partita con l'Ascoli. Scusate che interrompo, un'altra cosa mi sono dimenticato, come pensavo il presidente. Mi sembra doveroso ringraziare Mister Foschi, che sapete benissimo tutti cosa ha fatto e quindi è giusto anche ringraziarlo. È chiaro che un esonero non fa piacere mai a nessuno, questo è ovvio, però sapete anche che purtroppo, come dico sempre, il campo ti esalta oppure ti condanna e su 18 punti abbiamo accumulato un punto, ahimè, e si è arrivata a questa conclusione, però vorrei ringraziarla a nome della società, del direttore, di tutti noi, perché comunque finché è stato qui da noi ha fatto bene, benissimo, il campo purtroppo ha dato un altro responso, quindi vorrei ringraziarlo ancora. Allora, Valli, vecchie notizie, stavi parlando della tua esperienza da calciatore, è stato una grandissima prima punta, il Lecco ha segnato solamente 5 gol, quindi quale apporto puoi dare all'attacco del Lecco, ma anche al reparto magari difensivo, con la tua esperienza che hai avuto nel passato, e se Novakovic come prima punta può essere il riferimento centrale di questa squadra? Sicuramente, come dici, la mia esperienza da calciatore, da ex attaccante, la porterò tutta a favore degli attaccanti, dei trequartisti. Quello che so, quello che posso dargli, sarà trasmesso da parte mia al 100%. Per quanto riguarda la fase difensiva, abbiamo Andrea, che comunque è stato un difensore importantissimo per la storia del Lecco, fatto benissimo, comunque si conosce, quindi sarà questo binomio portare avanti il lavoro di tutta la squadra, reparti, attaccanti, centrocampisti e difensori. Secondo me questo connubio, diciamo, può far bene per questa squadra sotto i profili dei reparti. Ecco, teme o comunque intimorito, visto che lei è un giocatore importante, è stato molto importante come giocatore, questo doppio salto di categoria dalla Serie B alla Serie B, che pure lei conosce molto, l'ha lasciata pochi anni fa in sostanza. Intanto le chiedo se c'è un timore da parte sua, come sarebbe umano, uno, e se la Serie B è cambiata molto nei suoi tempi. Parto dall'ultima domanda, è cambiata tantissimo. È cambiata tantissimo perché comunque il calcio cambia, ogni anno cambia. Non rimane sempre piatto, a quello stesso livello, cambia ogni anno, cambia. Quindi bisogna rimanere aggiornati, studiare,
come ho visto uno staff, guardare tante partite, conoscere avversari, studiarli per trovare contromisure per offendere quando si va a incontrarli. Non temo il doppio salto, bisogna affrontare le sfide, anzi affronterò le sfide come sempre affrontate da calciatore. Sicuramente calciatore e allenatore sono due cose diverse. Calciatore devi pensare solo a te stesso, allenatore devi pensare a tante teste, a tanti fisici, a tante personalità. Mi piace la sfida, affronterò in modo sereno, in modo giusto, con la testa giusta e sono venuto qua per questo. Io, Edoardo Moneta, del giornale Lecco. No, volevo chiedere se per caso questa chiamata è stata per lei un po' un fulmine ciel sereno, seppure aveva già avuto dei contatti che le hanno permesso di studiare già la squadra, e se sì, ha già un'idea di come si potrà disporre tatticamente, perché tra i tifosi, tra gli addetti ai lavori c'è stata un po' di discussione sull'impianto tattico 3-5-2 che ha mostrato delle lacune, quindi magari preferirà dare continuità però un discorso che va già dalla scorsa stagione, vista anche la presenza del suo staff di Malgrati, oppure se ha delle idee nuove per aggiungere anche pericolosità alla squadra, eccetera. No, la trattativa è stata sicuramente non un giorno con l'altro, ma quanto? 5-6 giorni. 5-6 giorni, a settimana, quindi è stata comunque una trattativa dove si è chiacchierato, si è parlato, si è discusso, non è stata in un schiocco di dita. E... Modulo? Sì, hai chiesto? Sì. Io ho portato avanti questo modulo, questa diciamo difesa 3, che poi la posso variare a 5, con i due trequartisti, con le due punte, trequartisti da sotto. La sto portando avanti da 2 anni. La squadra è fondata su questo modulo. Non nascondo, ci possono essere dei cambiamenti. Ne parleremo. Ne abbiamo già parlato comunque con i ragazzi. Vediamo in questi giorni cosa. Mettendo dentro delle novità, delle idee nuove che riscontri avremo. Se saranno positivi continueremo a proporre queste cose. Matteo Bonacina, NCM Sport. Tra le scelte della società c'è stata anche quella di cambiare sotto la preparazione atletica. Che tipo di squadra hai trovato sotto questo profilo in questi pochi allenamenti che hai diretto? Un allenamento. Però si capisce. Però parlando comunque con lo staff mi ha detto che nell'ultima settimana hanno alzato molto l'asticella, hanno alzato l'intensità, l'aggressività, la voglia comunque di riuscire a sorpassare l'ostacolo, e quindi per sorpassare l'ostacolo, per sorpassare i problemi deve alzare l'asticella. Quindi mi hanno detto che hanno visto giocatori propensi, propositivi, vogliosi di far bene e di uscire da questa bassa classifica e iniziare a far punti. Sì, non so se posso chiedere al direttore sportivo, al direttore generale, come è andata la scelta di Bonazzoli e come vedete possibile il rapporto tra mister Malgrati, mister Bonazzoli per questa stagione, come funzionerà insomma? Abbiamo vagliato diverse alternative, è chiaro che dovevamo, mi associo ai ringraziamenti a mister Foschi, per noi, sapete, quando si cambia l'allenatore è una sconfitta per tutti, vuol dire che qualcosa ognuno di noi ha sbagliato ed è giusto che le responsabilità siano di tutti, poi è chiaro che è il primo a pagare l'allenatore. Siamo molto amareggiati di questo perché anche dal punto di vista, voi sapete, anche a livello contrattuale, chiaramente per la società è una doppia sconfitta, però dovevamo cambiarlo, era doveroso, è chiaro che abbiamo mantenuto gran parte dello staff e cercavamo la figura giusta che si potesse integrare con delle persone che noi riteniamo valide all'interno del gruppo. Non volevamo cambiare tanto, anche perché
secondo me, non secondo me, la lista, voi sapete che in Serie B c'è una lista 18, che è una lista chiusa, quindi fino al 26 dicembre i nostri giocatori saranno questi, salvo che qualcuno non rescinda il contratto. Sono questi i nostri giocatori e bisogna dargli la massima fiducia. E la massima fiducia si dà anche con una continuità all'interno dello staff, che è una continuità importante. Abbiamo fatto anche degli altri colloqui con altri allenatori, come diceva il mister, è stata una trattativa che è durata una settimana, insomma, da domenica che stiamo parlando, abbiamo parlato anche con altri allenatori, però è chiaro che il profilo giusto l'abbiamo individuato in Bonazzoli, perché pensiamo che sia quella persona che al meglio possa aiutare i ragazzi. Ecco, a questo punto, visto che abbiamo aperto il tema del mercato, bisogna andare dritti al tema centrale. Ci sono stati 5 nuovi acquisti, 5 giocatori importanti sulla carta. Dico che è soltanto il mio giudizio per questo momento. Ce ne sono almeno 2 o 3 che non stanno rendendo sul piano strettamente agonistico per quello che sono pagati, per il loro carisma e soprattutto per il loro curriculum. È inutile nascondersi, facciamo i nomi, sono Ionita, Marrone e in parte anche Crociata. Ecco, chiedo a lei, direttore, che con tutte le difficoltà di un'estate micidiale, ce lo ricordiamo, li ha portati. Cosa possiamo dire? Fatto dell'estate credo che sia inutile rientrarci, perché poi diventa un alibi per tutti. Credo che l'abbia ripetuto troppe volte, secondo me è entrato nella testa il fatto di una stagione difficile. Chiudiamo qui il capitolo. Io credo che sulla carta, per come sono arrivati, sono giocatori importanti. Non devo descrivere qual è il loro passato, non devo descrivere quello che hanno fatto durante le stagioni antecedenti. Però è chiaro che sicuramente non stanno dimostrando il loro valore. Quindi il nostro obiettivo da parte di tutti è capire il perché. La stiamo affrontando questa discussione, già l'abbiamo affrontata con Mister Foschi, perché secondo noi ci devono portare quel valore aggiunto. Però ribadisco, io voglio spezzare una lancia in base al gruppo, perché si è sentito troppe volte leggere, scrivere, vecchi, nuovi, secondo me è un errore di comunicazione. Questa è la squadra, questa sono i giocatori della Calcio d'Ecco, questi sono i nostri uomini, non sono gli uomini solo della società, ma sono gli uomini di un'intera città, di un'intera piazza che oggi li deve aiutare. Perché i ragazzi, chiaramente chi è all'esordio in questa categoria, chi viene da società importanti, chi non si è ancora ambientato, stanno avendo delle difficoltà. Però noi il nostro dovere è quello di aiutarli, perché ribadisco, mancano 13 partite al mercato di gennaio. Per arrivare al mercato di gennaio è una cosa lunga, ci sono sicuramente 2 o 3 giocatori che già sanno che non rientrano nel progetto, però è chiaro che per tirarli fuori devono rescindere il contratto, che è una cosa abbastanza complicata, ad ottobre, e quindi noi non stiamo a guardare, cerchiamo di intervenire, però io credo in questi uomini, sono uomini che col direttore conosciamo da anni, perché parlare dei giudici, Seliak, Galli e via discorrendo, sono ragazzi che sono cresciuti con questa maglia, hanno questa maglia addosso. Quindi sono ragazzi che siamo convinti che fino all'ultimo secondo spingeranno. Noi siamo veramente carichi da questo punto di vista, perché adesso basta parlare di vecchi e nuovi, dobbiamo parlare di un'intera squadra, di un gruppo che deve darci soddisfazioni e deve, come è nella tradizione di questa maglia, sputare sangue dal primo al 90esimo. Io l'ho detto a loro lunedì, perché secondo me sono parole che li hanno sicuramente toccati. Molti non li considerano giocatori di Serie B e loro devono dimostrare a tutti che invece lo sono. Cosa avete contestato a mister Luciano Foschi? Perché evidentemente se si arriva, al di là dei ringraziamenti, se si arriva a un cambio di guida, ma se è un discorso di risultati e chiaramente delle ultime prestazioni, però è chiaro che siamo molto amareggiati, quindi contestare qualcosa è difficile. Direttore, chiedi a me, se vuoi aggiungere. Ma io sono d'accordo con il direttore sportivo, ma non è da contestare, perché non l'abbiamo né contestato né nulla, Matteo, però tu sei meglio di me, purtroppo. Sai, quando si vince siamo bravi tutti, quando si perde siamo tutti sulla stessa barca, anche se sembrava che ultimamente qualcuno vinceva mentre noi perdevamo.
i risultati, cioè purtroppo i risultati hanno dato questo esito, ma sapete meglio di me, purtroppo questo è il calcio, domani tocca a Foschi, poi toccherà a me, poi toccherà a un'altra persona, e quindi noi abbiamo semplicemente ragionato su questi risultati. Se tieni conto che i 18 punti ne abbiamo un punto, dove devo dire che forse anche mister Foschi, almeno per quanto mi riguarda, si era un po' reso conto di questa cosa già a Cosenza, perché come ben sapete io purtroppo non mi diverto, ho esonerato il preparatore atletico già a Cosenza, cosa che lui secondo me è un grandissimo professionista, però diciamo che vedere la partita di Cosenza, vedere i nostri giocatori, ahimè, a me dispiace dirlo, ma arrancavano, voi eravate lì, qualcuno di voi avete visto la partita, al di là che ci sta la sconfitta con Cosenza, perché io parlavo con il presidente Guarasco, e credo che qualcuno di voi conosce, e lo conoscevo già da anni, ero stato l'autore di Saracini quando è andato a Cosenza, perché mi aveva chiesto un preparatore atleta di cui io mi sono buttato subito su Saracini, che secondo me è uno dei migliori in giro. Adesso all'Ascoli purtroppo è lì e amen. E però anche lì uno mi può chiedere, ma perché preparatore atletico? Perché secondo noi ci siamo confrontati, poi sapete che i giocatori hanno sulle spalle qualcosa che si chiama GPS, e questi ci hanno dato dei dati un pochettino scoraggianti, cioè Cosenza credo che è stata l'ultima tappa dove abbiamo capito che i giocatori arrivavano secondo me né secondi né terzi, ma quasi quinti. Chi ha visto la partita si è reso conto, lasciando perdere la Feralpi e le altre partite. Poi ti dico che con Cosenza ci può stare la sconfitta, per me qualunque squadra può perdere. So cosa ha speso il Cosenza, perché me l'ha dichiarato il presidente che sta tentando di andare in Serie A. E quindi dico che adesso arriverà un preparatore atletico, chiaramente non dico neanche nuovo, perché poi non so se è nuovo, se ce la facciamo a tornare. E quindi con mister Bonazzoli, quello che dicevi tu, ci ha colpito la sua voglia, la sua volontà. Poi quando un mister arriva e mi dice io non vivo di protagonismo, non vivo perché sono arrivato in Serie B, ma mi piace semplicemente vivere sul campo, chi dà sul campo io sono il primo ad aiutarlo, e questo ci ha condotto a questo. Poi il campo, ti dico Matteo, è sempre la solita storia, io dirò questo, è 8 anni che ve lo dico, il campo dà i responsi a tutti. A Cosenza, insomma, anche se qualcuno dirà ma è una squadra forte, i giocatori li conoscete, quindi non è problema Foschi o un altro allenatore, la squadra è fortissima, però lì un pochettino secondo me camminavamo, ecco, questo è stato anche l'altro punto che ci ha portato a decidere. Ecco, io mi innesto sempre sul discorso che era relativo anche alla valutazione complessiva della rosa dopo 6 partite e 18 slot di giocatori over senior già tutti occupati, mercato sostanzialmente bloccato, se nessuno deciderà di rescindere, cosa mi sembra di capire abbastanza improbabile, ci sarebbero dei profili pronti, anche se Fracchiola non lo ammette, si sente in giro che ci sono dei profili già pronti ad essere inseriti. Ecco, la domanda diretta è questa, ma come si è arrivati ad avere 18 slot già tutti occupati, oltretutto tanto di cappello a quelli che c'erano l'anno scorso, un campionato straordinario che ci è rimasto nel cuore, ma comunque tantissimi di questi, la grande maggioranza, provenienti dal campionato di Serie C. Ecco, giusto per chiarire, perché probabilmente il male dell'Ecco a questo punto è anche quello di non potersi muovere sul mercato. Sì, sono d'accordo, però è giusto anche chiarire, ringraziare mister Foschi come abbiamo già fatto tutti noi, però e bisogna anche sapere la realtà, perché se non sembra che... Allora, come si è arrivati? Intanto voi sapete che il direttore non c'era, quindi non è per scusarlo, ma non c'era, e quindi i giocatori rimasti all'Ecco, se la vuoi capire proprio bella cruda senza girarci intorno, perché io sono diretto, non sono stati racchiusi in una stanza dove la società ha detto voi restate all'Ecco. Ogni giocatore, questo è giusto che si sappia, che è rimasto all'Ecco è stato interpellato mister Foschi, dove lui ha dato la sua assenso,
Quindi oggi che mi sento fare questa domanda non mi sento dire che la società ha fatto e basta, non è vero, perché ogni giocatore, sia vecchi che nuovi, arrivati all'Lecco o rimasti all'Lecco, è stato sempre interpellato Mr. Foschi, dove ci ha dato il suo assenso. Ma all'Lecco, almeno da quanto ci sono io, questo per essere chiaro una volta per tutti, non abbiamo mai fatto da soli, ma questo vale anche quando c'era il direttore sportivo 3 anni fa, vale per quando non c'era. Abbiamo sempre confrontato qualunque giocatore con i mister, e una volta che uno è rimasto all'Lecco abbiamo avuto l'apporto del mister. Quindi con l'avallo? Con l'avallo del mister. C'è da dire che non c'era il direttore sportivo, forse il problema a monte, magari un consigliere ulteriore. Ma sì, però era, ma sai, una settimana e un po'. Ma Marcello, sono tutti i discorsi, Fiorenzo, sono tutti i discorsi del dopo. Sei più magro, è un pochettino più magro. Fiorenzo, sono tutti quei discorsi del dopo. Io credo invece che cercare adesso i colpevoli o cercare chi ha sbagliato, abbiamo sbagliato tutti, io l'ho detto prima. Quando una società ha un punto in classifica vuol dire che qualcosa non funziona più di qualcosa. Quindi la colpa è di tutti noi, ma di tutti. Quando si vince, di solito si dice che siamo bravi tutti. E questo che voglio racchiudere, non voglio polemizzare con nessuno, però questo è. C'è qua mister Malgrati che sa benissimo quello che dico sia una bugia. Abbiamo sempre interpellato i mister, ma questo vi parlo, se volete, di Tacchinardi, D'Agostino. Sono sempre stati interpellati, perché uso il costume che l'Eco fa questo. Ma non per scaricare delle responsabilità, ma mi pare anche corretto che un mister che opera all'Eco dica la sua. Se gennaio, come dici tu, ma io non lo so, perché io non lo so, perché non lo so, arrivano due giocatori, sicuramente verrà interpretato mister Bonazzone e il signore che si nasconde dietro anche Malgrati. Quindi anche se arrivano due giocatori nuovi, l'usanza rimane, noi chiederemo sempre ai nostri mister e vogliamo l'avallo da loro. Servì l'unica TV. Tornando a questioni di campo, mister, al netto della preparazione atletica, cosa non ha funzionato secondo lei in queste prime giornate di campionato e quali saranno i primi concetti sulle intenzioni di lavorare, le prime cose che vorrà dire ai calciatori per la prossima? Non ho seguito molto le prime sei, sicuramente ho visto gli highlights, ho visto delle partite qua ultimamente. Sicuramente è un campionato diverso da quello della C, dove in C ti permette un attimino, se sbagli una cosa, in Serie B, come si è visto mi pare a Cittadella, non ti permette di... Quindi, come dicevo prima, bisogna alzare l'asticella perché non sei più nel campionato di C, ma sei in quello di B. I valori si alzano, i tempi diminuiscono, i tempi di pensare diminuiscono, ok? Ripeto, come ho detto prima, per la tua seconda domanda, sarà da lavorare sul campo. Sono arrivato con Andrea, abbiamo già impostato un lavoro. Oggi mi piacerà vedere la partita che faranno i ragazzi tra di loro, per conoscere ancora di più le loro qualità, caratteristiche. In questi momenti ho fatto abbastanza lotte per la salvezza. Noi siamo sempre più uniti. Cercare di, come ha detto il direttore, non ci sono vecchi, nuovi, cercare di remare tutti nella stessa direzione, essere più compatti, voci negative farsele scivolare da addosso, cercare di non aver paura nelle giocate, perché se tu hai paura già di fare una giocata, hai già sbagliato. Cercherò di dirlo, lo dirò ai ragazzi. Penso che queste siano le cose più importanti. Bisogna lavorare molto sul fatto mentale. Si posso, scusami, prego. No, degli allenatori che ha avuto, qual è quello che era, ad esempio, magari, per questa condizione? Se ce n'è uno. Penso tutti ho strappolato qualcosa.
c'è nessuno in particolare dove prendo come esempio, ho preso qualcosa da tutti, perché è giusto secondo me rubare qualcosa di positivo da chi comunque ti ha insegnato. Ripeto, poi ne ho avuto tanti e qualcosina di ognuno ho fatto tesoro e cercherò di trasportarlo ai ragazzi. Sì, volevo fare un'ultima domanda tornando al DS Fracchiolla, visto che l'aspetto è strettamente tecnico in questo caso. La mia opinione personale, magari anche condivisa, è che questo Lecco, come abbiamo detto prima, non correva. Non correva e non era reattivo nel modo giusto per affrontare un campionato performante come quello della Serie B. È stato esonerato il preparatore atletico al netto, all'ordo dei suoi meriti o demeriti. Penserete di integrare lo staff Bonazzoni Malgrati con l'ingresso di un nuovo professionista? Io avevo sentito delle voci che portavano al preparatore atletico della scorsa stagione, Diego Scirea. Non so se è vero, sì, non so se di... Ma ve l'ha accennato prima il direttore tra le sue parole, che stiamo lavorando anche su quello. Per il momento il preparatore atletico è Filippo Brambilla, che è storico, che insomma è stato il trade union di tutti questi anni, è stato sempre con tutti i vari preparatori. Adesso stiamo lavorando per il ritorno di Scirea, perché secondo noi quella è stata una cosa che insomma è stato l'unico cambiamento nello staff, e quindi noi pensiamo che ci proveremo insomma a riportarlo a casa. È chiaro che il direttore verrà già accennato e io mi fido, anche perché mi fido di quello che è il vissuto dello scorso anno, perché insomma loro tutti stravedono per questa persona. Credo che l'aspetto fisico sia una di quelle situazioni che in questo momento, ma è sotto gli occhi di tutti, non sta andando benissimo, e credo che una squadra come la nostra, che è una squadra umile, è una squadra che chiaramente, lo dice anche il budget in confronto alle altre, è una di quelle squadre che chiaramente ha dei valori tecnici inferiori, deve correre tanto e più degli altri, deve andare ad avere quella intensità alta, ma in questi giorni di allenamento ho visto che insomma i ragazzi hanno provato a cambiare atteggiamento. Poi è normale, sai, quando cambia allenatore è chiaro che l'asticella si alza da parte di tutti. No, volevo che emergesse il nome di Diego Scirea, perché in effetti l'anno scorso ha fatto un grande lavoro. Abbiamo capito che volevi sapere il nome. Sì, mi dispiace. Dove era?